3 minuti torno a parlare di Sistri, il sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti destinato a sostituire il sistema di gestione cartaceo. Quali sono le novità? Le novità sono quelle contenute nell'ultimo decreto legge del Consiglio dei Ministri. Il cambiamento principale riguarda il campo d'applicazione, che si restringe ai soli rifiuti pericolosi, ma si riducono anche i soggetti obbligati. In più, il decreto fissa le date di partenza del sistema, il 1 ottobre 2013 e il 3 marzo 2014. Cosa devono fare le imprese per prepararsi? Dunque, le imprese che erano già iscritte a Sistri devono aggiornare, se occorre, i dati che hanno comunicato al momento dell'iscrizione e devono verificare assolutamente che funzionino le chiavette USB e le black box, questo seguendo le informazioni che sono pubblicate sul sito di Sistri. Per un primo gruppo di imprese Sistri diventerà operativo il 1 ottobre. Di chi si tratta? Il 1 ottobre l'obbligo scatta per chi raccoglie e trasporta rifiuti pericolosi a titolo professionale, per i gestori di rifiuti pericolosi, ma anche per i commercianti e gli intermediari sempre di rifiuti pericolosi. Insieme a loro ci sono anche però quei soggetti che sono definiti nuovi produttori, cioè i produttori di rifiuti che derivano da trattamento di rifiuti. A chi toccherà invece il 3 marzo? Dunque il 3 marzo toccherà a una grande platea di soggetti che sono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi. In più si aggiungono i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Questi soggetti però, se vogliono, possono partire su base volontaria già dal 1 ottobre. Arriva a Sistri e scompare la carta? Veramente non subito. Infatti, per 30 giorni dalle date di operatività del sistema, cioè che sia il 1 ottobre o che sia il 3 marzo, vale il doppio regime, cioè sia quello cartaceo sia quello informatico. In pratica le imprese dovranno continuare ad utilizzare i registri di carico e scarico dei rifiuti e i formulari di identificazione dei rifiuti. Ci saranno altri cambiamenti con la conversione in legge del decreto? È molto probabile che cambi qualcosa. In più, nel decreto sono previsti anche altri decreti che dovrebbero portare delle semplificazioni al sistema. Grazie.